Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial. Io sempre Claudio. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ritenete che il video sia utile. Cliccare sulla campanellina per non perdere le novità e mettere un bel like per gratificare il mio lavoro. In descrizione il link per il download di questo file compresso dove trovate tutto il necessario e tra un minuto lo vedremo insieme. Io ho già installato Avira, Revon Installer e WinRAR, perché non ci sono software aggiuntivi e l'installazione è fino liscia come l'olio, quindi non avete bisogno del mio supporto. Per la dimostrazione userò Avira Virus, Antivirus, che è uno di quei programmi che non ti consentono di eliminare la cartella disco locale C. E mi sono accorto che mi ha anche aggiunto due estensioni veramente fastidiose che impediscono la perfetta esecuzione di alcuni programmi. Vabbè. Ora basta chiacchiere, mettete a schermo intero e seguite attentamente il tutorial e le mie indicazioni. Prima di tutto andiamo sul nostro file. Tasto destro, estrai qui. Bene. Qua in queste cartelle ci sono i file che ci interessano. Qua c'è l'installazione di Revon Installer, le due versioni di WinRAR 32/64 bit e lo strumento di Microsoft. Allora, apriamo Revon Installer. Apri. Queste sono le funzionalità di Avira. Selezioniamo antivirus e poi clic su disinstalla. Analisi avvio del disinstallatore incorporato nel programma. Allora, di default mi dà moderata, io l'ho messo a flaggato sicura. Allora, desidera rimuovere completamente Avira? Sì, certo. Perfetto, è stato disinstallato, ma per rimuovere tutti i file bisogna riavviare. Allora, per il momento facciamo no, poi facciamo una scansione e questi sono tutti i file residui, quindi fate, seleziona tutti e poi elimina. Sicuro? Vedi un po'. Seleziona tutti. Allora, questa doppia operazione si farà solamente per avere antivirus, per gli altri componenti non c'è bisogno. Elimina. Ok, saranno eliminati al prossimo riavvio che faremo subito. Finito. Qua possiamo chiudere. Allora, io nel frattempo mi disinstallo tutte le funzionalità del programma e disinstallo anche WinRAR, altrimenti mi esce fuori una finestra di dialogo che sembra lo scontrino del supermercato di una famiglia con 7-8 figli. E niente, ci rivediamo tra un nanosecondo. Installato tutto, questa tasto Gantt, questo è disinstallato, ma bisogna riavviare il PC, però non appare più nella finestra di dialogo. Non vi ho detto una cosa, queste due versioni di WinRAR sono per i sistemi Windows. Per gli altri sistemi c'è questo link in descrizione, apriamo il collegamento,
Ecco qui la pagina dei rilievi. Questi sono quelli che abbiamo scaricato. Poi ci sono anche versioni per Linux, per Android, versioni per vecchi sistemi operativi, eccetera eccetera. Lingua italiana, inglese, è descritto tutto. Quando volete prendere, scaricare una cosa, cliccate su preleva. Nel frattempo ho eliminato anche le estensioni e vi faccio vedere. Andiamo su Google Chrome, qua in alto a destra, cliccate qui, altri strumenti, estensioni, ce n'erano due, basta cliccare su rimuovi e si eliminano. Allora andiamo a vedere se la cartella c'è ancora. Andiamo su Esplora File, qui nel menu di sinistra troviamo questo PC, poi disco locale C, programmi, Avira. Proviamo ad eliminare, tanto non si toglie. Riprova. Impossibile completare, vabbè, è aperta in un altro programma. Cliccate su nulla e chiudiamo. Adesso prendiamo lo strumento di Microsoft, doppio clic. Questo non è un programma, strumento di risoluzione dei problemi per l'installazione e la rimozione dei programmi. Cliccate su avanti. Ok, qua clicchiamo su rimozione. E troviamo la voce Avira. Come vedete non in elenco. Cioè a dire che non si trova, si trova solamente qui. La evidenziamo, poi avanti. Si prova a rimuovere. Perfetto, risolto, chiudi. Ora vediamo, forse già l'ha eliminata. Esplora file, questo PC, disco locale C, programmi, e non c'è più. Problema risolto. E questo vale per tutti i programmi, non solamente per Avira. Questo secondo me è il metodo migliore per fare delle installazioni complete. Se avete dei dubbi, domande o curiosità, non esitate a scrivermi nei commenti. Rispondo a tutti in tutte le lingue. Per Vita Clepa 2 da Claudio è tutto. Hola!